In questo tutorial impareremo ad utilizzare il software PDF Exchange Editor per modificare file PDF, come ad esempio schede e attività da svolgere in questo periodo di chiusura delle scuole. Dopo aver scaricato il software, apriamolo cliccando due volte sull'icona presente nel desktop. Attendiamo qualche istante ed ecco aperto il software. A questo punto dobbiamo aprire il file da modificare. Clicchiamo su questa cartellina in alto a sinistra per sfogliare i file contenuti nelle cartelle del nostro computer. Ne scegliamo uno, in questo caso seleziono testo close e clicco su apri. Ecco qua il file da modificare. Il programma che stiamo usando esiste in due diverse versioni: una versione a pagamento con la strumentazione completa e una versione gratuita, quella che stiamo utilizzando noi, che ovviamente non permette di utilizzare tutti gli strumenti che sono disponibili in questa barra degli strumenti. Ma quelli che possiamo utilizzare bastano e avanzano per completare tutte le operazioni che possono essere necessarie per svolgere un esercizio. Gli strumenti gratuiti sono soprattutto quelli contenuti in questo pannello, nel pannello Commenti. Cominciamo dal primo, la macchina da scrivere. Clicchiamo una volta sullo strumento, posizionandoci all'interno del nostro documento, il puntatore assumerà la forma di una crocetta con accanto la spiegazione della funzione che abbiamo attivato, macchina da scrivere. Qui al lato, sulla destra, noterete questa barra delle proprietà dello strumento macchina da scrivere. Tramite questa barra possiamo modificare il testo da inserire scegliendo ad esempio di dare un colore diverso dal nero che è quello di default, scegliere un altro tipo di font e un'altra dimensione. La stessa operazione però la possiamo fare cliccando sul menu formato. In questo caso ci apparirà la barra di formattazione. Cliccando invece all'interno del testo noteremo che comincerà a lampeggiare il solito cursore che ci permette di inserire il testo e la barra assumerà un'altra visualizzazione. Da qui, prima di iniziare a scrivere, possiamo scegliere un colore diverso per il testo, cambiare il tipo di carattere agendo su questo triangolino, scegliendo quello che più ci piace. Ne scelgo uno che simula la scrittura a mano libera. Cliccando invece su quest'altra freccina possiamo modificare le dimensioni rendendole più grandi o più piccole. Possiamo applicare lo stile grassetto, inclinato, sottolineato, eccetera, e disporre il testo allineato a sinistra, centrato o allineato a destra. Con la tastiera inseriamo il testo. Ecco qua, prova. Ora poniamo il caso di voler scegliere un altro strumento, ad esempio l'evidenziatore, per evidenziare delle parti di testo o delle parole. Per farlo dobbiamo cliccare sullo strumento evidenziatore. Anche qui avremo la possibilità di scegliere sia dalla barra delle proprietà laterale, e quindi cambiando ad esempio il colore dell'evidenziatore e l'opacità, oppure, sempre cliccando sul menu formato, scegliere tra stili preimpostati o anche qui andare nuovamente a cambiare il colore dell'evidenziatore. Posizionandosi sulla parola, tenendo premuto il mouse, possiamo evidenziare la parola. Per tornare alla nostra barra degli strumenti al completo, clicchiamo nuovamente sul menu inizio e scegliamo questa volta lo strumento di sottolineatura del testo. Possiamo sottolineare il testo in due differenti modi: in maniera ondulata o tracciando una linea dritta di sotto della parola. Possiamo cambiare il colore, ecco qua, metto un bel verde. La stessa cosa possiamo fare dal menu formato. Possiamo impostare uno stile predefinito scegliendo tra quelli disponibili in questa barra. Possiamo cambiare il riempimento e nuovamente il tipo di linea che vogliamo che venga visualizzata al di sotto della parola.
In questo caso scelgo un'altra parola e la sottolineo con il colore verde. Torniamo di nuovo al menu inizio. Questa volta scegliamo lo strumento per aggiungere delle note. Clicchiamo sullo strumento, ci posizioniamo all'interno del testo nel punto esatto in cui vogliamo inserire la nota, che può essere un commento, una frase, una richiesta di spiegazioni ulteriori, e all'interno della nota possiamo digitare con l'aiuto della tastiera il nostro messaggio. Scrivo nota di prova. Ecco qua. Per quanto riguarda il testo inserito nella nota, a destra ho a disposizione gli strumenti per formattare il testo. Se mi va bene lo posso lasciare così, altrimenti potrei anche cambiare dando un colore diverso o un font diverso. Altro strumento disponibile è la freccia, eccola qui. Abbiamo qui a destra la barra delle proprietà. Non posso modificare il colore di riempimento perché la linea è uniforme, quindi per cambiare il colore della freccia intervengo sul colore bordo. Posso scegliere un tipo di bordo di formato diverso, uno spessore e la solita opacità. Alla fine anche il fine linea o l'inizio della linea. Stessa cosa se clicco su formato. Qui però in più ho disponibili come al solito degli stili preimpostati, quindi scegliendone uno la mia freccia avrà le caratteristiche di queste anteprime che vedo in questa barra. Scelgo di cambiare il colore del bordo da qui, scelgo il rosso, lo spessore di 2 punti ma potrei arrivare fino a 12, scelgo 3 e definisco il tipo di bordo che voglio impostare, tra continuo, tratteggiato e diversi tipi di tratteggio. Mi posiziono nel punto d'inizio della freccia, tenendo premuto sempre il tasto sinistro del mouse, posso, vedete, disegnare una freccia e finché non rilascerò il tasto sinistro potrò modificarla sia nelle dimensioni che nell'orientamento. Ecco qua la mia freccia. Torniamo di nuovo alla scheda inizio. L'ultimo strumento che ci rimane da conoscere è il rettangolo, che può servirci per circondare parte del testo o di un'immagine di quello che insomma vogliamo mettere in evidenza. Stesso procedimento degli altri strumenti, qui al lato nella barra delle proprietà posso scegliere diverse impostazioni, scusate, il colore del bordo per esempio lo posso far diventare di un bel giallo, posso scegliere tra diversi tipi di bordi, quindi un bordo continuo, una linea dritta oppure tratteggiato, addirittura qui posso anche scegliere nuvolettato o extra nuvolettato. Selezioniamo nuvolettato, posso impostare uno spessore del bordo mettendo per esempio a 3. La stessa identica cosa posso fare nel menu formato. Qui ho delle forme, degli stili di forma già impostati, posso scegliere il colore del bordo, lo spessore, il tipo di bordo e tutto quello che voglio, insomma. Per disegnare un rettangolo o un quadrato, se lo desiderate, basta posizionarsi in un punto, tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, spostarsi verso destra o verso sinistra a seconda dal punto in cui si parte, in verticale oppure allungando in orizzontale per circondare la parte di testo che vogliamo mettere in evidenza. E al termine, quando cioè avrò finito e sarò soddisfatta del risultato, mi basterà rilasciare il tasto sinistro del mouse. Ecco qua, il mio rettangolo è completato. Se dovessi sbagliare un'operazione, quindi volessi tornare indietro di una o più operazioni, mi vengono in aiuto queste due frecce che vedete in alto. La freccia rivolta verso sinistra mi permette di tornare indietro e quindi di annullare una o più operazioni fatte in precedenza. Con la freccia rivolta verso destra invece io posso ripristinare un'azione che ho cancellato. Ecco qua, riapparire il mio rettangolo. Terminate le modifiche, non mi resta che salvare tutto quello che io ho inserito, quindi
Il documento dovrà contenere parti di testo, frecce, note, parole sottolineate, tutto quello che insomma io ho modificato. Ho tre possibilità sostanzialmente: intervenire su questo dischetto per salvare le modifiche, oppure chiudere l'intero programma agendo su questa crocetta in alto a destra, oppure semplicemente chiudere questa scheda, cioè il documento in cui io ho lavorato fino a questo momento e che risulta attivo. Il fatto che ci siano delle modifiche che non sono state salvate si può anche diciamo, capire da questo segnetto e un asterisco che si trova al termine, alla fine del titolo del file e che indica appunto che questo testo contiene delle modifiche non salvate. Proviamo a intervenire direttamente sulla crocetta del nostro documento. Cliccando, il programma ci chiede se vogliamo salvare le modifiche apportate. Cliccando su sì, ovviamente salveremo tutto quello che abbiamo inserito. Sul no, la scheda, il documento verrà chiuso senza le modifiche che abbiamo fatto. Se annulliamo, invece, rimaniamo all'interno del programma, praticamente non chiudendo il documento sul quale stiamo lavorando. Io clicco su sì, le modifiche sono state salvate, si chiude la scheda, voglio assicurarmi che tutto quello che io ho inserito sia rimasto all'interno del documento, per cui torno sulla cartellina, riapro il documento e come vedete il documento è stato salvato. A questo punto non mi rimane altro che augurarvi buon lavoro.